L'articolo parla di un'emergenza reale, ma come spesso accade, poco conosciuta. Un tema che dovrebbe invece essere portato all'attenzione, che prima di stabilire nuovi e insostenibili traguardi di riduzione delle emissioni antropiche, si concentrino le risorse disponibili in molte azioni obbligate, ma non solo per evitare l'emissione di grandi quantitativi di gas climalteranti in atmosfera, ma anche per evitare prevedibili stragi di popolazioni a rischio. È il caso del lago Kivu in Congo, uno dei grandi laghi dell'Africa nella Rift Valley occidentale, e si trova proprio su uno dei punti caldi tettonici del pianeta. Nel lago Kivu sono disciolti 300 chilometri cubi di anidride carbonica e 60 chilometri cubi di metano, oltre all'acido solfidrico altamente tossico. Per parlare in termini di emissioni di CO2, sono il 5% delle emissioni globali annuali di gas serra, che, se venissero rilasciati nell'atmosfera, potrebbero riempire la valle circostante di gas soffocanti e tossici, potenzialmente uccidendo milioni di persone. Prima non sarebbe il caso di cominciare a destinare una minima parte delle colossali risorse economiche legate al Green Deal, ad esempio, per disinnescare i disastri naturali che è possibile prevenire? Un indicatore molto importante per valutare l'efficienza di un paese è l'intensità energetica che possiamo calcolare con il rapporto tra energia consumata e prodotto interno lordo, in sostanza. In altre parole, quanta energia consumiamo per produrre ricchezza economica. Dal 90 abbiamo avuto un'intensità più bassa degli altri paesi, poi siamo stati raggiunti e superati dal Regno Unito, che nel frattempo ha dismesso tutte le attività industriali più pesanti per spingere su una forte terziarizzazione. Noi abbiamo migliorato le nostre performance, ma non quanto il Regno Unito, che ha praticamente dismesso ogni attività industriale. L'incremento dei servizi in economia, europea, nell'economia europea è un fenomeno diffuso in tutti i paesi, compreso nel nostro, ma non quanto nel Regno Unito in sostanza. Se consideriamo le emissioni di gas serra per unità di PIL prodotto, quindi di intensità carbonica, l'Italia ancora una volta ha emissioni più alte di Olanda, Francia e Regno Unito, e Svezia. Ma se togliamo dal calcolo l'apporto di energia nucleare in questi paesi, troviamo ancora una volta che l'Italia ha il fattore più basso, l'indicatore più basso, ed è, più alto solo rispetto al Regno Unito per i motivi che abbiamo detto. Dei grandi operatori delle rinnovabili, ormai nelle mani di multinazionali quasi tutte straniere, è apparso chiaro che l'Italia, dopo l'assalto eolico, è il ventre molle dell'Europa, è il paese nel quale si può fare ciò che si vuole, specialmente sull'onda della frenesia delle rinnovabili a tutti i costi e con una fretta senza limiti. Quindi l'attacco questa volta è partito all'agricoltura italiana e per come è partito a botte di 100, 200, 500 ettari, la sensazione è che andranno a distruggere un asset fondamentale del paese che insieme ai borghi, insieme alle aree interne, poteva portarci a decollare verso una nuova economia aggiuntiva per l'Italia. Quindi siamo diventati una colonia, questa è la prova, e siamo di fronte alla speculazione fondiaria più bestiale, più inaspettata che ci sia mai stata in Italia dopo quello sulle periferie e quella sulle coste. La peggiore speculazione fondiaria non fatta da italiani, ma fatta da stranieri all'assalto di una colonia. In questo articolo cerchiamo di fornire informazioni disponibili e attendibili provenienti dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, dal Ministero dell'Ambiente, su un fenomeno di particolare rilievo: i siti inquinati da bonificare. Sono qualcosa che spesso non si vede, ma è estremamente importante.
Basta pensare che ci sono 40 siti di interesse nazionale sparsi da nord a sud del nostro paese, che occupano circa 250.000 ettari di terreni e di mare inquinati da bonificare, e che ci sono almeno 15.000 siti di interesse regionale e locale anch'essi da bonificare. Significa che si tratta di zone di territorio che contengano sostanze che possono essere anche pericolose non solo per l'ambiente, ma anche per le persone. E quindi si tratta di grandi estensioni territoriali, e investire per restituirle alla collettività significa fare un investimento in termini di salute per i cittadini e per l'ambiente, dare un'opportunità di riutilizzo di questi territori invece di consumare suolo nuovo. Ecco, io nell'articolo si evidenzia come probabilmente anche le risorse che arrivano dal Recovery Plan dovrebbero essere utilizzate in misura ancora maggiore per questo tipo di argomenti. Si sarà come raggiungere l'obiettivo a lungo termine net zero nel 2050, vale a dire avere un mondo nel quale le emissioni totali di CO2 siano pari alla quantità di anidride carbonica che viene rimossa dall'atmosfera per un totale a somma zero. Le emissioni verranno probabilmente ridotte nelle 3 decadi che ci separano dal 2050, ma è chiaro a tutti che non si raggiungerà il net zero senza che sia anche catturata una parte della CO2 che è già nell'atmosfera. Ogni anno la superficie terrestre assorbe miliardi di tonnellate di CO2 tramite i pozzi naturali di carbonio, oceani, piante, alberi, suoli, che aiutano a tamponare le continue emissioni dell'attività umana. Un gruppo di scienziati ha quantificato l'apporto di 20 soluzioni naturali per il clima. Queste soluzioni naturali, come la riforestazione, evitare e gestire gli incendi, praticare l'agricoltura conservativa, incrementare l'uso dei pascoli per alimentare gli animali, recuperare e salvaguardare le zone umide, eccetera, potrebbero fornire circa il 37% dello stoccaggio della CO2 necessaria fino al 2030. Poco però viene fatto in questa direzione, mentre nei documenti di policy sul clima e energia si confida molto che metodi artificiali contribuiranno significativamente a raggiungere il net zero, ma molti di questi metodi sono ancora solamente teorici, in via di sviluppo o non sono stati testati su larga scala. Lo sviluppo della ricerca di nuove soluzioni tecnologiche nel settore del clima e dell'energia è fondamentale, ma le soluzioni naturali, se attuate in modo efficace e mantenute nel tempo, migliorano anche la produttività del suolo, puliscono l'aria e l'acqua, creano microclimi che mitigano gli sbalzi climatici, proteggono l'alta produttività delle zone umide, prevengono le inondazioni, mantengono gli habitat e la biodiversità.